Ben ritrovati su Teletrading, sono Matteo Maggioni del sito trendy.biz. Oggi parliamo del software di analisi tecnica TradeStation. TradeStation è uno dei software più conosciuti e utilizzati al mondo per la costruzione e gestione dei trading system. Nello specifico si compone di tre programmi. Abbiamo il Global Server, in cui vengono immagazzinati tutti i dati oggetto della nostra analisi, cioè il Global Server funziona da database. Vi è poi la TradeStation vera e propria, in cui è possibile visualizzare graficamente i dati delle nostre analisi, sia sotto forma di grafici che sotto forma di report. Da ultimo vi è un ulteriore programma, l'Easy Language Power Editor, che è il nocciolo, il punto di forza della TradeStation. Perché? Perché l'Easy Language Power Editor, come dice la parola stessa, è un editor di linguaggio di programmazione, cioè attraverso questo programma è possibile costruire degli indicatori, dei trading system che successivamente verranno testati all'interno della TradeStation. All'interno della TradeStation si lavora utilizzando del workspace, cioè dei fogli di lavoro. Nel nostro caso ne abbiamo già aperto uno, ma qualora volessimo aprirne un altro, basterà cliccare su questa icona, Create New Workspace, e avremo creato un nuovo foglio di lavoro all'interno del quale potremo inserire delle ulteriori finestre. Quindi File, New, TradeStation Chart. Si apre una schermata in cui selezioneremo il nostro database. Nel caso specifico sceglieremo un titolo dell'SPMIB, ad esempio Enel. Cliccando su Plot si aprirà una nuova schermata in cui è possibile impostare le funzioni del nostro grafico. Lasciamo dati giornalieri dal 2005 al 2007, clicchiamo su OK e abbiamo disegnato il grafico. Se volessimo all'interno di questo workspace aprire un'altra finestra, basterà fare File, New, TradeStation Chart. Selezioneremo in questo caso il titolo Fiat, Plot. Lasciamo sempre la cadenza, la compressione dei dati giornaliera. Clicchiamo su OK e abbiamo disegnato il titolo Fiat. Dal menu Window possiamo fare Arrange All e avremo una disposizione corretta dei due grafici. Bene, quando apriamo un grafico, come possiamo notare, si sono aperte due barre degli strumenti. In questa barra in alto è possibile trovare una serie di funzioni, ad esempio lo zoom, la possibilità di stampare il grafico, di allargarlo oppure restringerlo. Nella barra qui a sinistra possiamo invece inserire degli strumenti, quali ad esempio le trend line, oppure i livelli di supporto e resistenza, gli archi, eccetera.